Hola gamers, benvenuti in questo nuovo video, sono Andy Gamer e sono tornato per la seconda volta perché purtroppo non riesco mai a essere continuo con i video, però siamo tornati più forti che mai, no, non è vero. Siamo tornati su Fazbear Nights e è stato aggiornato come gioco e l'autore, vabbè, quello che ha fatto il gioco ha rilasciato, cioè, le novità dell'aggiornamento sono in un post chilometrico su GameJolt e io non so quanti minuti abbia impiegato per leggerlo, non li ho contati, però è stato veramente impegnativo da leggere. È stato aggiornato, sono state migliorate un po' di cose, cambiate un po' di cose, e io lo volevo provare, però c'è un problema che bisogna rifare da capo praticamente, perché non è stato proprio aggiornato il gioco, ma è stata rilasciata una versione aggiornata, e ciò significa che mi devo rifare di nuovo il gioco da capo. E volevo farlo in video, così almeno vediamo se sono ancora capace. E clicchiamo su New Game. Notte 1. È sempre buio. È vero che hanno aggiunto anche la possibilità di accovacciarsi. E non mi ricordo mai dov'è. Non è possibile. Mi ricordo mai dov'è l'ufficio. Exit. Non è che ci sono. Ci sono già stato letteralmente qui. C'è un piccolo problema. Di nuovo non riesco a trovare. Qua è la cucina? No. Forse qui? E perché non riesco a trovare l'ufficio? Ma sto girando intorno, letteralmente. Però c'ho di nuovo una paura matta. No, aspetta, aspetta. Dove sta? Mi hanno spostato l'ufficio. No, ti prego, dimmi di no. Dove bisogna andare? Allora, per questa notte se riusciamo a trovare. Ah, qua è Foxy. Se per questa notte se riusciamo a trovare l'ufficio è già un grande traguardo. Però l'ufficio non dà. Non vuole apparire. Ma sto tornando indietro, letteralmente. Ma dai! Ma che stregoneria è mai questa? Qua hanno distrutto tutto, vabbè. Non è che è sempre stato qua. Non me ne sono mai accorto. Oh, Gesù, grazie per questa gioia divina di aver trovato l'ufficio. Hanno cambiato il monitor, se non sbaglio, sì. E adesso mi ricordo il tasto per le telecamere. Adesso questa telecamera gira. Loro sono sempre qui. Non funziona però la torcia nelle telecamere. E la batteria è al già al 67%. Che cosa abbiamo fatto? Ah, che bello! Rimane la telecamera che hai messo prima sul monitor. Fighissimo! Però. Che cose? No. No, ti prego, no. Pure i tuoni, no. Ci vogliono. Ci mancavano solo i tuoni. Che cosa volete? Già. Adesso è iniziato, dai, su. Perché dovete fare così? E non fate così. Quindi c'è quella di Fox, infatti mi ricordo bene. Hanno cambiato un bel po' di cose comunque. Non mi sembra ci sia nessuno. Ho sentito dei passi. Ho sentito un rumore strano in garage. Sono. No. No, no, sono già andati. No, 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 no. Fermi tutti, no, 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 no. Non è buono. Non è buono questo. Ah, Bonnie è qua. Eccolo lì. Dove stai andando? Però è già la prima notte, dai, su. Vi prego, sai, sono le 5:12. Sono le 5:12. Prego con tutto il cuore che.
Non arrivi nessuno qui. Dove sono finiti? Madonna, è qua sta praticamente. No. No, per favore, no. No, 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 no. Porco due. Mannaggia la miseria. Congratulazioni, sei morto, evviva. Bellissimo. Yuppie. Sono diventato uno schifo. Non mi voglio accovacciare. Non mi ricordo più già. È impossibile sta cosa. Mi dimentico subito dove sta l'ufficio. E si ricomincia da capo. Perché ho scelto due cose. Perché ho scelto di lavorare qui a questa in questa pizzeria? E perché ho scelto di giocarci soprattutto a questo gioco? Perché potevo fare altro. Ma si può fare qualcosa qua? C'è un lettere. Se io metto ad esempio. No, non va. Bellissimo. Ci sta, ci sta. Vabbè. Tanto. Mi piace particolarmente il fatto che si possa vedere la telecamera sul monitor direttamente. Però non mi piace invece la musichetta. Questa ad esempio è una cosa che non mi piace. Non mi piace per niente. E Chica l'ultima volta stava più o meno qui. Quindi non è buono. Io mi siedo qui adesso e aspetto che arrivi qualcuno per poi chiudermi. No, non mi conviene fare così. E ho letto che adesso è stata migliorata l'intelligenza degli animatronici. Quindi se trovano la porta chiusa vanno dall'altra parte. Quindi non è più buono, non è più così semplice. Adesso dispongono dell'intelligenza sufficiente per cambiare porta. Però siamo già al 64%. Ma io magari spegnendo il ventilatore spero che non consumi più corrente. Vero? Poi a cosa serve? Per raffreddarmi che cosa? Cosa devo raffreddare? Io vorrei però prendermi qualcosa dal distributore, perché lavorare 6 ore di notte non è neanche buono. Quindi per rimanere giusto giusto sveglio. Sto dicendo cavolate giusto per non avere paura. Bellissimo come suono. Come rompere le telecamere tutorial. Quello si è mosso. Guarda te. Questo protozoo. Perché flicker la torcia? Dove è andato intorno? Pure l'altra è partita. Dove sono? Sto iniziando ad avere un po' di paura. E il fatto che non li trovo non mi rassicura molto. Perché non vorrei che si fossero annidati da qualche parte. E sarebbe molto male. Molto male. Dove siete finiti? Allora, io mi chiudo, io mi tappo perché non voglio più avere niente a che fare con questi animatronici. Che cosa è successo? No! No! Si sono rotte le porte! No! No, non questo, no! Dai! No! Ok. Oh, ho capito. No, non per troppo tempo, non puoi tapparti. E per fortuna. Per fortuna. Dio mio che infarto. Di nuovo infarto. Si era bruciato il tasto della porta. Si era bruciata proprio la porta. Mamma mia. Penso che la prima notte in questo, nel nuovo Fazbear Nights, possa bastare. Noi ci vediamo in un prossimo video. Spero il prima possibile, anche perché sta per finire la scuola. Quindi d'estate riuscirò probabilmente a pubblicare più video. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao raga.